Buongiorno ragazzi, benvenuti. Questa è una lettura per il segno dell'Ariete dal 15 al 21 di ottobre. È una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti voi. In questo caso potete guardare le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se invece volete una lettura privata o una sessione di life coaching, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Dunque, prendiamo una sibilla angelica e cominciamo la vostra lettura. Allora, sembra un buon periodo per la vostra relazione. Sembra l'energia generale quella del 3 di bastoni, e quindi ecco che voi avete già percorso gran parte del cammino che vi toccava con questa persona, avete vissuto delle esperienze insieme che vi hanno portato a un punto nel quale ormai avete le vostre certezze di base, e da questo punto in poi potete guardare oltre per cercare una strada per andare avanti. Come se all'orizzonte ci fossero per voi nuove prospettive, come se fosse arrivato il momento per qualcuno di fare dei piani per il futuro, dei programmi che possono riguardare non solo la vita di coppia, ma anche la vita in generale dal punto di vista professionale, dal punto di vista logistico. Quindi potrebbe trattarsi di prendere delle decisioni, come nel caso di qualcuno di voi si tratterebbe o di decidere di sposarvi o di convivere, mentre invece per qualcun altro di spostarvi per esempio da un luogo all'altro, o addirittura per qualcun altro di voi si tratta semplicemente di organizzare il vostro futuro adesso che la parte più dura è stata già fatta. Ma andiamo un po' a vedere la vostra colonna. Questa è quindi la colonna dell'Ariete, questa è la colonna per il vostro partner o per la persona alla quale siete legati, anche se vi ricordo che a volte le colonne si invertono, quindi voi potreste ritrovare qui voi stessi e da questo lato il vostro partner, e in questo caso la lettura risulterebbe esattamente l'opposto di quello che vi dirò. Ma cominciamo, supponendo che voi siate di qui, come voi vedete il vostro partner in questo momento? Come un asso di coppe rovesciato. L'amore c'è, i sentimenti ci sono sicuramente, voi sapete quello che il vostro partner prova per voi, anche se in realtà questa persona spesso ha difficoltà a manifestarlo, o non lo esprime nel modo giusto, o comunque presa dallo stress, presa da altre tensioni, da altre situazioni più urgenti, si focalizza più che sulle dimostrazioni d'affetto, su altre cose che sono appunto più urgenti. Intanto cosa voi provate per il partner è un 2 di bastoni, quindi ecco che anche voi siete parzialmente distaccati. Sembra veramente questo un periodo per voi di scelte importanti da fare, di decisioni da prendere, e voi con un certo distacco cercate di osservare la situazione, la relazione, il mondo che vi circonda per decidere cosa è meglio per voi, come è meglio andare avanti. Allo stesso tempo, come vi vede il vostro partner, come la carta del mago. Quindi ecco che voi siete visti come qualcuno che ha tutti gli strumenti in questo momento per poter fare dei piani e dei progetti. Avete tutto, non vi manca veramente nulla, avete le capacità, avete l'intelligenza, avete le basi, dovete solamente decidere come usare quello che avete a disposizione, quindi come costruire la vostra vita. In che direzione costruire e utilizzare le vostre energie. Quello che prova per voi è un 7 di coppe rovesciato, quindi per certi aspetti, ecco, per qualcuno di voi si tratta di scendere un pochino con i piedi per terra dopo essere stati fra le nuvole, avere idealizzato delle situazioni. Ecco, magari il vostro partner ha avuto a lungo dei piani, dei progetti che aspettava il momento giusto per realizzare, e adesso che questo è possibile e che si possono realizzare determinate cose, ecco che spuntano fuori i dettagli, la realtà dei fatti, e quindi bisogna scendere a compromessi con la realtà e fare i conti con quello che davvero è, quello che davvero si può fare. Quindi magari qualcuno di voi aveva... Per qualcuno di voi il vostro partner inizialmente aveva appunto idealizzato delle cose, aveva fatto degli errori di giudizio fissandosi su qualcosa, convinto che le cose dovevano andare a modo suo, e magari adesso invece le cose stanno prendendo la loro naturale piega. Quindi se da questo lato qualcuno aveva un'eccessiva fiducia in se stesso, adesso ecco che invece mette un po' più i piedi per terra. Se qualcuno di voi invece da questo lato aveva creduto a delle false promesse, adesso si sta rendendo conto che certe cose non si possono promettere, ma bisogna crearle, costruirle, o comunque ecco, non ci si può sempre affidare all'immaginazione o alle cose dette, ma bisogna
bisogna veramente basarsi sulle cose materiali più concrete. Quindi ecco, chi aveva progetti utopistici sta scendendo con i piedi per terra, mentre per qualcuno di voi, ma è solo per una piccola percentuale di voi, questa persona è stata sgamata, cioè questa persona aveva una relazione extraconiugale ed è stata scoperta. Ma ripeto, questo è solo per una piccolissima parte di voi, perché per la maggior parte vedo invece uno scenario positivo. Dunque, come voi vedete voi stesso? Voi in tutto questo sembra che non riusciate a vedere il lato positivo della cosa, sembra che vi focalizziate più sul negativo, più su quello che manca, che non su quello che c'è. Mentre invece dovreste appunto girarvi e concentrare la vostra attenzione su quello che avete, in modo tale anche da vivere certe fasi della vita con più serenità, con più gioia e spensieratezza, altrimenti rischiate di essere sempre sotto stress anche quando non è magari necessario. Come il vostro partner vede se stesso come un fante di coppe, comunque come una persona che nel suo piccolo fa quello che può, offre se stesso, offre i suoi sentimenti, offre tutto l'amore che ha, ma magari ecco lo fa non nel modo in cui voi desiderate, lo fa nel modo in cui lo sa fare. Cosa voi potete fare o dare al rapporto? C'è un 6 di denari rovesciato, quindi ecco che voi forse avete anche un po' la fretta di concludere certe cose, di portare avanti certi processi evolutivi vostri o della relazione o in generale. Voi avete magari un certo entusiasmo, un certo desiderio di riuscire, che a volte forse è eccessivo, forse chiedete troppo. Dovete invece semplicemente magari rilassarvi un po' di più e godervi il percorso senza avere fretta. Per qualcuno di voi, ma anche qui vi dico solo per una piccola parte di voi, si tratta di un'incapacità a dare. Magari un modo di trattenere quello che avete per voi è un'incapacità a dare e quindi a creare una relazione di scambio equilibrata, ma questo è solo per una piccola parte di voi. Cosa potrebbe fare il vostro partner? Un 3 di denari rovesciato. Ecco, anche questa persona dovrebbe semplicemente prendere le cose forse con un po' più di calma e senza avere fretta, senza avere troppe pretese, vedere dove la strada vi porta, perché non è il caso di fare delle esplosioni di cambiamenti. Come voi vedete il rapporto, come la carta della giustizia rovesciata. Qualcuno di voi si sente trattato ingiustamente, magari, non valorizzato così come dovrebbe, o forse per esigenze familiari o esigenze di coppia, qualcuno di voi sente che deve mettere da parte, le proprie ambizioni momentanee, i propri desideri per poter permettere all'altro di portare avanti i suoi progetti o comunque, ecco, sembra che voi vi sentiate un po' svantaggiati in qualche modo in questa relazione, come se non foste trattati esattamente come vorreste o come se quello che voi desiderate non sta arrivando esattamente come lo volete. Mentre l'altra persona vede il rapporto come un cavallo di bastoni, quindi c'è rapidità, c'è movimento, c'è passione, c'è desiderio, se non si tratta proprio di qualcosa interno alla relazione, c'è comunque movimento, ecco, è un momento di cambiamenti e movimento, oppure di desiderio di movimento. Quello che voi potete fare, un 9 di spade rovesciato, rilassarvi. Ragazzi, dovete semplicemente rilassarvi. Siete sotto stress, qualcuno di voi ha troppi pensieri, si fa troppe preoccupazioni, più di quelle che dovrebbe. E anche l'altra persona in effetti dovrebbe darsi un po' una calmatina, dovrebbe rilassarsi e dovrebbe prendere quello che viene come viene. Vediamo cosa dicono gli angeli. Preghiera. Il potere della preghiera aiuta dove il resto fallisce. Ecco, focalizzatevi su quello che volete, che desiderate. Usate la legge d'attrazione. Sentite quello che volete come se già lo aveste. Immaginatevi mentre già siete nella situazione che volete per voi e questo renderà più facile il realizzarsi dei vostri desideri. Per il resto, ragazzi, se volete una lettura privata o una sessione di life coaching, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.